Questo video è in collaborazione con Fantasia Store e Grande Inverno, dove se inserirete i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con il Keyforge Network, Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale e con il quinto e ultimo atto di questo mese Ondata Oscura. Quando ho iniziato a strutturare questo periodo, che avrebbe visto principalmente protagonista la nuova espansione di Keyforge Dark Tidings, sapevo già da subito che l'ultimo video, quello di chiusura, ci avrebbe fatto conoscere la nuova casa emersa dagli abissi. Prima di cominciare, piccola informazione di servizio. Come sul crogiolo, dove le varie fazioni si intercambiano tra loro capitolo dopo capitolo, dalla settimana prossima uno degli sponsor del canale ci saluterà, avendo concluso il suo ciclo temporale per far spazio ad una nuova realtà che porterà con sé interessanti novità. Appena tutto sarà pronto, riceverete maggiori informazioni al riguardo. Ed ora immergiamoci in questo decimo ed ultimo appuntamento, per il momento, della rubrica Le Casate del Crogiolo, nuotando tra le vie delle loro città sommerse assieme agli insondabili. Andiamo a dargli un'occhiata. Insondabili. I misteriosi oceani del Crogiolo celano molte cose. Abissi incommensurabili, splendori incomparabili, orrori inconcepibili e civiltà che vanno oltre la portata della storia. Tra le acque turbinanti e i vasti labirinti di contorti coralli vivono creature acquatiche di ogni forma e dimensione. Qua e là, per questa distesa selvaggia, spuntano alcuni fari di civiltà. Guglie coralline circondate da sfere fluttuanti interconnesse. Queste sono le città che fungono da rifugi e centri di commercio per gli Aquan, una razza umanoide che ha sviluppato i tratti di varie specie di pesci e creature marine. Ogni agglomerato urbano è dotato di un proprio governo autosufficiente e di una propria economia. Gli Aquan raramente si avventurano nell'aspro e spaventoso mondo degli Asciutti, e questi ultimi a loro volta di rado visitano la città degli Aquan. In entrambi i casi il viaggio può essere difficile e costoso, ma può valere la pena compiere lo sforzo quando la posta in gioco è costituita da tanti, tantissimi Ember. Il culto degli insondabili tende a interagire molto più spesso con gli Asciutti, in quanto i suoi membri si inoltrano sovente sulla terraferma alla ricerca di Ember, materiale di cui necessitano in abbondanza allo scopo di risvegliare le antiche divinità, che a loro dire giacerebbero assopite nel profondo dell'oceano. Ovviamente, gli incredibili depositi di Ember che gli insondabili accumulano spingono molti degli Asciutti più curiosi a esplorare gli oceani, con la malcelata intenzione di razziare queste immense riserve. Società. Il culto degli insondabili dà grande valore alla profondità in ogni cosa. Non a caso, i suoi sommi sacerdoti vengono definiti sacerdoti abissali, sia in quanto custodi dei segreti più profondi del culto, sia perché vivono letteralmente nelle parti più profonde dell'oceano. Le acque basse, note anche come zona fotica, sono popolate dai cultisti novizi, dagli allevatori di krill e da altri manovali della classe inferiore. Dopo molte generazioni trascorse nella zona fotica, gli abitatori delle acque basse hanno adattato le loro funzioni vitali all'ambiente circostante, sviluppando un'acuta vista a colori e una pelle sgargiante. Alcuni di loro si sono persino dotati di gambe e branchie per respirare nell'aria. Coloro che popolano le acque basse vivono spesso come predoni, lanciando fugaci incursioni sulla terraferma per accaparrarsi risorse o per fini commerciali. Gli abitatori delle profondità, per contro, hanno sviluppato grossi corpi simili a meduse per reggere meglio alla pressione dell'acqua e sono vissuti nell'oscurità talmente a lungo che molti di loro hanno perso la vista del tutto. I tratti di mare più profondi, dove sorgono le città degli Aquan, noti come gli Abissi, sono riservati soltanto ai sacerdoti.
Questi ultimi si dividono in molti ordini e culti misteriosi, sulla base delle divinità che si venerano e degli strani rituali che quelle divinità esigono. I sacerdoti di Rakusel, la divinità delle maree, consumano i loro ember per evocare onde gigantesche al fine di inondare la terraferma e ampliare i domini delle loro divinità. I sacerdoti di Meleruk, divinità dello splendore, lavorano e scolpiscono gli ember al fine di dare vita a una maestosa statua a grandezza naturale della loro divinità. I sacerdoti di Kiligog, la divinità del vuoto, gettano i loro ember in una fossa abissale talmente profonda che nessuno ne ha mai visto il fondo. Tecnologia. Molti congegni degli insondabili sembrano di natura ingannevolmente organica. Invece di costruire i loro strumenti con metalli e bulloni, gli Aquan coltivano un particolare metallico rallo e lo modellano in tutte le forme di cui ne hanno bisogno. Questo peculiare corallo cresce nei condotti termici e incorpora degli strani metalli nella sua struttura. Il materiale risultante è più leggero e forte dell'acciaio, ma soprattutto è molto più resistente di quest'ultimo alla corrosione. I marchingegni degli insondabili generalmente funzionano utilizzando delle onde sonore per muovere l'acqua, trasmettere messaggi su lunghe distanze o per creare delle sfere persistenti d'aria o d'acqua simili a bolle. Utilizzando il potere degli Ember e il principio della risonanza, i congegni sonici più evoluti di questo popolo sono in grado di aprire portali verso luoghi molto, molto lontani e forse anche su altre dimensioni. Arconti. Gli Aquan del culto degli insondabili sanno relativamente poche cose sugli asciutti e sono ben lieti di interagire con gli Arconti quando ne hanno la possibilità. Sebbene alcuni insondabili siano genuinamente curiosi nei confronti del mondo esterno, altri sembrano semplicemente interessati a perlustrarne i confini in attesa della prossima razzia. I misteri delle antiche rovine degli insondabili sono come un richiamo per gli Arconti, che li attira verso le profondità dell'oceano e, in certe occasioni, anche verso complessi di rovine dei loro simili. Dato che gli Arconti sono gli unici esseri che possono veramente sperare di decifrare i geroglifici esoterici del vecchio Aquan, sono gli unici in grado di recuperare e riesumare gli inestimabili artefatti nascosti nelle profondità. Sebbene le proprietà transfisiche degli Arconti li proteggano dalla forza della pressione o dalla voracità delle forme di vita selvatiche, non impediscono loro di rimanere intrappolati in un mondo speculare o di smarrirsi irrimediabilmente in un folle labirinto portale. Una casa politeista che crede ciecamente nel culto che i loro dei rappresentano e che sono formati da membri che vivono nei pressi della terraferma e altri che dimorano negli oscuri abissi. Un po' come per i Logos e i Marte che hanno rispettivamente due caste ben distinte, meccanici e scienziati per la prima e soldati e anziani per la seconda. Questo ha portato a delle modifiche genetiche ben definite che hanno reso adattabile la loro vita in relazione all'habitat che li circonda. Gli insondabili sono anche una casa molto misteriosa, dato che attraverso le loro abilità potrebbero addirittura riuscire ad intrappolare gli Arconti in un labirinto portale in modo irrimediabile, o in un mondo speculare. Chissà se queste due affermazioni non saranno l'ennesima anticipazione ad un mondo che tuttora ci è sconosciuto e che ci aprirà a nuovi orizzonti che esulano dal crogiolo, dato che in un passaggio si è parlato di portali che permettono di raggiungere luoghi molto molto lontani o forse addirittura altre dimensioni. Ci saranno diversi piani sui quali combattere? Si scopriranno altre tipologie di ambre e casate sempre più agguerrite che si contenderanno il benestare di un forgiatore? Cosa ci aspetterà oltre l'inimmaginabile che questo universo offrirà edizione dopo edizione? Le domande, come sempre, sono molte e soltanto il tempo e il continuo evolversi del multiverso di Keyforge potranno darci una risposta.
Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più, in descrizione potrete trovare la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate ad ondata oscura per la prima e mutazione di massa per la seconda, che potranno tornarvi utili quando, durante una partita, verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.